è buono. Nome della ricetta: Cao Cao de Mondongo. Ora sfido a sapere che cosa è. Secondo me, su 100 persone, forse una persona conoscerà questa ricetta perché è peruviana, o perché magari ha fatto un viaggio nel Perù, o perché magari è un grandissimo amante della trippa, quindi conosce anche questa ricetta. Allora, la ricetta è peruviana, una ricetta con la trippa buonissima. Prima cosa da fare è quella di cuocere la trippa. Trippa precotta, ovviamente, si parte sempre dalla trippa precotta. Acqua che sta arrivando a bollore. Metto il sale. E qui parte la prima particolarità. La menta, menta fresca, 2 rametti di menta fresca, 2 spicchi d'aglio in camicia e poi metto la trippa. Copro e ora, abbassando il fuoco, perché non c'è bisogno di un bollore troppo spinto, si porta a cottura, considerate più o meno un'oretta. Ci vediamo fra un po'. Allora, ora, opla, scolo la trippa, così nel frattempo un pochino si raffredda. Se sentite tic 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 tac, è Ugo che sta camminando qui, gira intorno, fa, evidentemente l'odore della trippa gli aggrada. Allora, la trippa qui così si raffredda un istante, nel frattempo vado avanti con la ricetta. Cipolla, nel frattempo accendo il fuoco sotto la padella, sotto la casseruola, metto un buon giro d'olio e ci metto la cipolla. Metto il peperoncino, allora in questo caso è un abanero, perché tra l'altro sono abanero questi qui che non è che sono particolarmente piccanti, ci vorrebbe l'ail amarillo che è il peperoncino più usato nella cucina peruviana, ma non l'ho trovato, quello che ci avevo congelato l'ho finito, quindi mettiamo questo qui e lo affetto e lo metto insieme alla cipolla, l'aglio, e anche questo lo aggiungo nella casseruola. Carota, aggiungo anche la carota, e ora ci dovrebbe essere un po' raffreddato, ma un pochino si è raffreddato, vado a tagliare la trippa e la taglio a cubetti. Più o meno di queste dimensioni qui. E ora procedo a farla con tutta la trippa. Allora, la trippa mi sono anche bruciato. Allora, vado a mettere le spezie, un bel cucchiaino di curcuma, un cucchiaino di origano e mezzo cucchiaino di cumino. E ora metto la trippa.
aggiungo un po' di sale, poi ne aggiungerò anche dopo, però già ora ne metto un pochino, un pizzico di pepe. Ora faccio rosolare per qualche minuto il tempo che mi serve per tagliare le patate. Considerate di tagliare le patate più o meno di queste dimensioni. Aggiungo le patate. Aggiungo il brodo di cottura. Allora, copro, ma lascio un po' di spazio per far andare via il vapore. Non deve venire una zuppa brodosa, quindi il liquido si deve piano piano assorbire. Pensate, più o meno, il tempo di cottura è circa una mezz'oretta. Le patate devono essere proprio cotte perfettamente, poi se sono 40 minuti non importa. L'importante sì è che il fuoco non sia al massimo, tenetene a medio, medio basso. Ci vediamo fra 40 minuti, via. Allora, oppla, ci siamo quasi, le patate sono pronte, il liquido è quasi completamente scomparso, guardate. L'ultimo ingrediente sono i piselli. Però ora assaggio anche per sentire se la quantità di sale è corretta, che essendoci le patate poi ora sento il sughetto, Bello. Dicevo che questa banero non pizzicava, invece bello potente. Bella girata di sale. Le patate ovviamente tendono a assorbire molto del sale. Allora, ora faccio cuocere per qualche altro minuto, aperto, quindi così, e poi dopo si passa all'assaggio. Allora, ora è il momento più bello, il momento dell'assaggio. Come si mangia? Così come lo mangiate, però accompagnato con un po' di riso è ancora meglio. Così. Ne sto mettendo poco, ma. E ora si mette. Opla! Fatto cascare. Allora, il riso è assolutamente necessario, perché è talmente piccante, che praticamente c'è il rischio di esplodere. Quindi assaggio con un po' di riso. È piccante in un modo assurdo, ma poi un peperoncino solo, mamma mia, che poi ultimamente non pizzicavano per niente. Che buono. Pizzica. Pizzica. Anche parecchio. Se state notando, anche se ho molta voglia, ma la patata questa volta, vedete, la guardo da lontano, la metto qui. Quando sarà raffreddata l'assaggerò, per ora continuo a mangiare la trippa, che è fantastica. Diciamo, posso continuare a mangiare questo magnifico piatto. Alla prossima.